Poi la mia arma segreta è l'accountability buddy, che è mio marito. Ok, spiegaci un attimino che cos'è questa figura, no? Questo accountability buddy, di cosa si tratta e perché è così importante ai fini della produttività. Perché allora l'accountability buddy è una persona, possono essere anche più persone, ma comunque se si crea un gruppo io consiglio sempre di non essere più di 5 persone a fare questa cosa, a cui si dichiarano in un determinato momento della settimana o del mese quelli che sono gli obiettivi da raggiungere, cioè le cose da fare durante la settimana o durante il mese. Noi lo facciamo su base settimanale e abbiamo un incontro il lunedì mattina in cui diciamo ok, questi erano gli obiettivi della settimana scorsa, che cosa hai fatto? Che cosa no, se non l'hai fatto, perché non l'hai fatto, quali sono stati gli ostacoli che hai trovato, quali sono gli obiettivi di questa settimana, e ognuno dice i propri. Questo scambio ci aiuta a mantenere appunto l'accountability, che volendolo tradurre in maniera comunque un po' forzata è la responsabilità condivisa, cioè io ho dichiarato che faccio una cosa, quindi nel momento in cui l'ho dichiarata mi risulterà più difficile non farlo per tutta una serie di meccanismi che sono gli stessi che poi ci sabotano, quindi la desiderabilità sociale, il senso di colpa, l'ansia, la stizza o comunque tutto quello, no, che è legato all'aver dichiarato qualcosa, però almeno sono usati a nostro favore, perché alla fine questi bias non è che sono completamente eliminabili, però li possiamo hackerare, per così dire, per fare scacco matto sostanzialmente, no? E quindi questa è la mia arma segreta, anche perché diciamo durante quella mezz'ora di accampo non ci mettiamo molto, basta veramente 15 minuti parlo io, 15 minuti parla lui, non di più, basta tenerlo molto lean, molto snello. In quella mezz'ora noi non siamo più marito e moglie, siamo molto bravi in questa cosa, cioè lui è molto severo e io sono abbastanza severa con lui. E ci aiuta tantissimo. Quindi Sì. l'accountability buddy è importante che sia una persona con cui o si riesce a instaurare questa doppia faccia, oppure se è un amico con cui si ha molta confidenza e va ogni volta in caciara, come si dice alle nostre parti, non va bene. Cioè deve essere comunque una persona che mette un po', dai, un po' alle strette, diciamo. Ok, che sia lì per pungolarci e non per far darci la pacca sulle spalle e basta. Esatto, dai, non fa niente, alla fine è stata una Ok. settimana difficile, alla fine è successo questo, se ci giustifica non ci è particolarmente d'aiuto.